Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale. Mi scuso con il ritardo per quanto riguarda alcuni video, ma avevo delle cose molto urgenti da fare, quindi non ho potuto registrare. Ma ho intenzione di farvi tantissimi video perché ho delle cose accumulate qui nella mia postazione e quindi iniziamo subito. Se mi vedete sempre truccata nello stesso modo per svariati video, significa che questo ho il tempo e quindi questa ve la prendete. Allora, iniziamo subito. Ovviamente, vedete una direzione per quanto riguarda la fotocamera diversa perché ho cambiato di nuovo la postazione, quindi per vedere se mi viene meglio oppure no. Io non vedo, qui ho lo schermo, però non vedo perché sono accecata e quindi se qualcosa non la vedete bene non ci posso fare niente, no, nel senso vi farò qualche cosa, poi qualche ripresa in particolare. Allora, iniziamo subito. Questo video riguarda AliExpress, ovviamente l'avete già letto dal titolo. Perché ovviamente mi seguono solo persone intelligenti, quindi già il titolo dà il giusto senso a questo video. Allora, in mancanza di palle, ho deciso di acquistarle tramite AliExpress. Metterò da questo lato. Ho deciso di acquistarle tramite AliExpress. Sono delle palle tipo cotone, una cosa del genere. Servono perché hanno anche qualcosa da fare. Servono per la lavatrice o asciugatrice, dipende voi dove li dovete mettere. Mi è capitato che tramite TikTok, che mi ha consumato l'anima, compro di tutto e di più tramite questo social network, e queste sono delle palle, si vedono, sono delle palle che si inseriscono nella lavatrice o asciugatrice per far sì che i panni girano più velocemente e nel frattempo si distanziano l'uno dall'altro. Questa confezione ce ne erano 6, ma ho perso una palla strada facendo, non lo so dove è andata, ma ho perso una palla. Comunque sono queste, non sono morbide, però sono in cotone. Sinceramente mi trovo bene, io li metto di più quando ci sono le asciugamani, sapete che facete, voi facete. Li utilizzo di più quando metto gli asciugamani per distanziarli l'uno dall'altro. Sinceramente mi sto trovando bene, quindi li utilizzo spesso. Ho lasciato la bustina soltanto per farvela vedere, ma io li ho messi dentro un sacchettino così da inserirli. Non li inserisco tutte e 6 perché mi sembra una cosa esagerata, però 3-4 glieli metto. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, vi faccio vedere questa sacca che voi la vedete enorme. Vedete che sacca enorme, c'ha una cerniera grandissima ed sono questi sacchetti che si inseriscono tipo gli indumenti, ma io li utilizzo per mettere le scarpe. Vi faccio vedere la busta per come è arrivato a casa ed è un sacchetto per lavanderie, per lavare le cose. Io in questo sacchetto inserisco le scarpe. Quando lavo le scarpe da ginnastica dei miei figli o i miei, io li inserisco qua dentro, mi trovo benissimo perché oltre che chiudo, sinceramente mi ci trovo bene. E vi consiglio, perché ho preso diverse misure, non ve le ho portate tutte perché mi sembrava inutile, vi dico di comprare anche diverse misure perché io le utilizzo anche per lavare i calzini, perché se voi mettete i calzini qua dentro siete sicuri che oltre che non si aprirà la cerniera perché è abbastanza forte, ma soprattutto non c'è il rischio che al fine del lavaggio ne troverete soltanto uno di calzino. Poi ho preso varie cuffie perché io sono amante di musica, io ascolto musica all'infinito e quindi compro cuffie veramente all'infinito perché certe volte se le prendono i ragazzi, spesso mi capita di averle sotto, io sono qua sopra, quindi mi piace averle dappertutto. Ho preso queste che sono quelle che io sto utilizzando in questo momento e sono quelle del colore verde acido. La forma che mi piace è questa.
la forma delle cuffie che mi piace, che sarebbe simile a quelle, no, simile, uguale a quelle dell'iPhone. Mi piace questa perché è ergonomica per quanto riguarda le orecchie e non mi fa male, specialmente se io sono sdraiata e quindi tocca, diciamo, la cuffia tocca l'orecchio. E le ho prese di questo colore, tutto, cioè, così colorata, e poi anche nere. Devo dire che scusate, devo dire che mi trovo benissimo, ma non bene, benissimo, perché la musica si sente bella, forte, proprio potente al massimo. Un'altra cosa che vi faccio vedere che ho acquistato è questo, mi è arrivato in questo cartone, vedete che grande, e all'interno c'erano queste cose di plastica, di polistirolo, scusate. E cosa ho preso? Ho preso questo che è già nella mia postazione. Questo qui ed è un organizer e ho preso questo organizer che è in plexiglass. Ovviamente l'ho montato io perché lo trovate smontato e dovete vedere, diciamo, dove posizionare tutti i vari posti. Questo io l'ho scelto perché è un po' sporco perché lo devo pulire, ovviamente, perché l'ho costruito per farvelo vedere com'è. Ovviamente quello girevole, quindi mettete le vostre cose e li potete anche girare per vedere cosa c'è, cosa vi manca. Questo io ho intenzione di metterlo qui sopra la scrivania, dove metterò tutto il make-up da smaltire, tipo fondotinta già aperto da un bel po', ciprie, blush, tutto quello che tra virgolette è con il buco che deve essere smaltito, lo metto qua, così saranno i prodotti che io posso utilizzare più frequentemente. Avendoli a portata di mano mi verrà molto molto più facile. Poi ovviamente avendo i piedini potete girarlo e guardare su per giù quello che vi serve e quello che non vi serve. Adesso lo appoggio così. Un'altra cosa che però non vi posso far vedere perché è sotto, ma vi metterò la foto perché mi sta per arrivare l'altro, perché ne avevo preso uno l'anno scorso e quindi l'ho voluto riprendere, ed è una racchetta per quanto riguarda le zanzare o le mosche in generale. A me dispiace per tutte quelle persone che ci tengono a queste cose, ma a me danno fastidio. Io poi ho il sangue dolcissimo, anche se sono una vipera totalmente, così mi dipingono. Purtroppo a me e a mio figlio Carmelo siamo le due vittime principali per quanto riguarda gli insetti. Ci vogliono così tanto bene. E quindi siamo gli unici due, anche gli altri, però di più noi due, a avere più punture di insetto in assoluto. Quindi ho deciso di acquistare questa racchetta, che poi vi metterò la foto oppure ve lo faccio vedere come funziona. E sinceramente io l'attacco e le zanzare vanno nella luce LED perché ha la forma dello specchio così e poi ha la luce LED che attira ovviamente le zanzare e che appoggiando ovviamente hanno l'elettricità e muoiono. Mi dispiace perché, ripeto, ma io mi danno fastidio, poi le punture d'insetto mi fanno una specie di ematoma perché ho la pelle troppo delicata e quindi automaticamente li devo salutare. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere, aspettate che ve lo prendo. Io avevo questo è l'orologio che mi ha regalato la mia migliore amica. Questa nella foto ovviamente sono io. Narcisismo, portami via. La cinturina che aveva prima l'orologio era nera in pelle, mi sudava tantissimo, mi faceva proprio le macchioline nel polso e quindi mi dava fastidio. E allora abbiamo deciso di acquistare questa e sinceramente mi piace tantissimo, oltre che ha buchetti, quindi fa respirare la pelle, ma devo dire che mi piace anche proprio il modellino, com'è tutto, quindi anche questo ve lo consiglio. Ovviamente se volete il link mi mandate un messaggio e io ve li metto. Perché spesso ci sono alcune persone che non vedono nemmeno il video, ma poi ti richiedono il link e tutto, almeno, cioè, io è un piacere mettervi il link e tutto, però almeno un mi piace. Cliccatelo, sto mi piace. Poi io non so se vi lascio il video così com'è o vi metto altri prodotti perché devono arrivare altre cose, però se io aspetto che arriva tutto quello che ho ordinato, facciamo notte, facciamo
che poi passano queste cose e non vi servono più. Allora, un'altra cosa che ho acquistato sono questi braccialetti. Io sono pazza di braccialetti, come si vede, e quindi ho voluto acquistare questo trio di braccialetti. Sinceramente, questo pacchettino mi è arrivato con tre pacchetti all'interno. E sono questi braccialettini così, vedete? Questi a forma di stelline, tutte dritte, con l'elastico e tutto. Sembrano delle caramelline, ma mi piaceva tantissimo perché ho visto che proprio li hanno riproposti. Questo ha le stelline più le palline. E poi c'è quest'altro che ha tutte le catene, però plastificate, il cuoricino. E questo è un set dove li vendono tutte e tre. Questi li vendono tutti e tre, così come li vedete voi. E siccome mi stanno piacendo tantissimo le cose pastello, le ho voluti prendere perché veramente mi piacciono tanto. Poi, un'altra cosa che ho preso che mi serve sono le mollettine per i capelli. Allora, scusate, ma avevo la fotocamera, la memory card piena, quindi ho dovuto togliere il video, quindi se vedete l'inquadratura diversa è solo per questo motivo. Allora, vi stavo parlando di queste mollettine. Queste sono le mollettine che vedo spesso in tantissime video che utilizzate, tantissime veramente, sia uomo o donna. E devo dire che mi piacciono tantissimo e quindi li volevo acquistare proprio per utilizzarla per i video, perlomeno per quando faccio l'acconciatura, tipo i capelli mossi così come li ho adesso, e nel frattempo truccarmi. Era una cosa che volevo acquistare, e quindi l'ho presa. Ho preso queste qui un pochettino trasparenti perché erano quelle che mi piacevano di più e quindi ho acquistato queste. Il prezzo era bassissimo e quindi ottimo acquisto. Un'altra cosa che ho acquistato, se vedete l'inquadratura è diversa. Perché? Perché volevo che quando facevo i video make-up voi mi vedevate meglio. Nel senso che se vedete bene io mi posso anche avvicinare perché qui ho la televisione e di sopra ho la fotocamera. Io mi posso avvicinare così voi vedete bene anche il make-up che io indosso. Per questo video, diciamo, mi sono ritirata un pochettino più indietro per darmi lo spazio giusto per farvi vedere i vari prodotti, ma di norma mi posso anche avvicinare. E per far sì, io non posso utilizzare lo specchio che ho qui al lato, quello grande, che sarebbe questo qui, ma devo utilizzare uno specchio più piccolo. Io di norma ho quello di Jeffree Star, la coroncina, che mi piace tantissimo, ma volevo uno specchio un po' più piccolino, più gotico come piace a me, e quindi ho deciso di prenderlo su AliExpress. Lo specchio in questione è questo, è leggerissimo veramente, sta in una mano come vedete ed è molto molto piccolo. Ve lo giro, vi faccio vedere proprio, vedete? Questo è lo specchio, lì mi vedete nella televisione direttamente e mi piace tantissimo perché mi vedo benissimo, devo dire sì, tutte le imperfezioni le vedo tutte. E devo dire che mi piace perché riesco a vedere bene. Non è quel tipo di specchio che vedete plastificato, che diciamo l'immagine si vede brutta, tutta sfocata. Invece no, si vede proprio alla perfezione, è un ottimo specchio, proprio come quelli che io ho acquistato, vedete? Si vede benissimo e mi piace tanto. Io questo lo volevo perché lo volevo tenere nella mia postazione. Lo inserisco dove ci sono le veline. Quindi io ce l'ho a portata di mano, quando mi serve lo prendo e lo utilizzo. Poi, lasciando perdere AliExpress, perché non so se aggiungere altre cose, però non voglio fare dei video lunghi, voglio fare dei video un po' più corti, così vi do la possibilità di vederlo anche spensierato e non diciamo sorbirvi tutti quei video diciamo di 30 minuti e passa. Sono stata dai cinesi e ho preso le mascherine sia per me che per i miei figli e sono queste qui. Io di solito utilizzo queste e poi di sopra gli metto la mascherina che mi piace di più, tipo quella nera oppure quella bianca, dipende come mi sono vestita, e quindi ho preso le mascherine. Poi, nel frattempo, visto che ho sistemato la postazione, ho deciso di acquistare questo sempre per quanto riguarda i cinesi ed è quello tipo in gomma, non proprio gomma, non so nemmeno come identificarla questa cosa, vediamo. No, no, c'è scritto qua, gomma Eva si chiama. Non è detto a bambini, vabbè, è questa. Qui c'è scritto che gomma, giusto? Eva.
ed è questa qui, e questa l'ho presa nera per metterla qui sul tavolo per appoggiarmi e far sì che il make-up non sporchi il tavolo. E invece l'ho presa sempre così, di questo materiale in gomma, però grigio, per foderare i cassetti della nuova cassettiera, che è la Calm, che vi metterò poi la foto sia della scrivania nuova che della cassettiera Calm che ho preso all'IKEA. Mi trovo benissimo, sinceramente, perché le altre due le ho tolte. L'altra l'ho tolta perché l'altra piccola ce l'ho qui al lato. L'altra l'ho tolta perché, avendo tanti prodotti, ce l'avevo sparsi nel salotto e non mi piaceva. Quindi volevo una cassettiera che riuscisse a prendere un bel po' di prodotti e non lasciarli in giro. Un'altra cosa che ho preso all'IKEA, sono le fodere dei piumini per quanto riguarda i miei figli. Loro hanno fatto la stanzetta, gliel'ho fatta grigio scuro, grigio e nera è la stanzetta, e quindi gli ho voluto prendere il cambio, visto che hanno utilizzato un altro che era tutto a righine, sempre grigio e bianco. Gli ho voluto prendere questa qui a forma di cuore, anche se sono dei maschietti, a me piace tantissimo questa fantasia. Loro hanno una piazza per quanto riguarda il piumoncino, e quindi ho deciso di prendere questa con la fodera del cuscino. Mi piace averli abbinati, e quindi ne ho presi ovviamente due. Ne ho presi due. Queste sono le pazze spese che ho fatto sia per quanto riguarda l'IKEA e per quanto riguarda AliExpress. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver visto fino a qui il mio video, i link li trovate tutti giù nell'info box perché ovviamente li metterò lì, se avete qualche dubbio, qualche cosa scrivetemi in privato scrivetemi nei commenti e io vi risponderò, sapete che lo faccio molto molto volentieri. Niente, se avete dei consigli per quanto riguarda mollettine o altri, anzi avevo intenzione di prendere qualche cerchietto particolare. Se avete qualche cerchietto che avete preso da AliExpress e mi volete far vedere se mi piace o non mi piace, mettetemi il link, qualsiasi cosa, io andrò a vedere subito. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!